Buonasera a tutti. È Ciao a abbastanza, tutti. abbiamo fatto un po' di ritardo perché c'era qualcuno che ha deciso di prendere un treno che non sopportava più me, quindi un Un felino, dai. Ci filino. sono. Quanto sta? Quanti chilometri sta di distanza? Sono a circa 900 km di distanza e con circa quasi 10 ore di viaggio. Ho cercato di imbellettarmi un pochino, ma sono abbastanza devastata, ma ci tenevo a fare Ah, questa diretta. quindi così stai bene, giusto? Più o meno. Dai, Comunque. così si vedono meglio. Ok, perfetto. Dunque. Che stiamo a fare qui? Che stiamo a fare? Stiamo a fare che dobbiamo presentare qualcuno che ha reso la nostra fantastica antologia ancora più fantastica. Cioè io, cioè me. Allora, sì, è vero, effettivamente bisogna anche ricordare che tipo il 90% del No, lavoro. no. Allora, ha fatto almeno la metà del lavoro che avrei dovuto fare io, quindi si è sobbarcato anche il mio di lavoro, diciamolo, è vero. Vabbè, ma tralasciando questo, veramente siamo veramente orgogliosi di avere qui in diretta, con lui abbiamo già fatto qualche anteprima nei giorni passati, colui che ha realizzato l'illustrazione, della copertina dell'antologia. E abbiamo con noi Daniele De Crescenzo. Vediamo un po' se riusciamo a metterlo. Eccolo, è Ciao, online. ciao, ciao ragazze, ciao, ciao, piacere mio, piacere mio, piacere mio di essere qui. È un piacere tutto nostro perché è bello che effettivamente questo è il nostro primo incontro, anche se Sì, virtuale, perché virtuale, virtuale, anche dato il momento, però è il primo incontro, quindi è il primo va incontro, bene però così. comunque. Va bene Il così, primo di ad per tanti, ora. si spera, il primo di Si tanti, spera, si perché spera. vediamo una Si collaborazione spera. della Sicuramente, gente. sicuramente, sicuramente. Ma chi è l'esperto di collaborazioni tra noi, tecnicamente? Ah, l'esperto di collaborazioni è un altro. È uno che Non gli ci sta togliamo il ruolo. ascoltando. Esatto, ci sta È ascoltando. una mano nell'ombra, il burattinaio. È il Il solito, grande è il burattinaio. solito. Una mano Quindi. piccola. Perché nella presentazione si sa che era un T-Rex, quindi Nostra non serve. dimensione. C'è il braccino corto, quella è un'altra cosa, il braccino corto. No, ma è lui perché. Ecco, abbiamo con noi anche il presidente T-Rex Michele. Ragazzi, buonasera a tutti. Vedete che voce ha Buonasera, la buonasera vostra? L'ho Michele. sentito Cosa? prima che avevo una voce particolare, adesso invece è tutto serio perché Ti è il presidente. emoziona? Quindi. Eh sì, emozione, Michele. Ma perché dopo la splendida introduzione che avete fatto devo almeno fingere la voce seria, consentitemelo, scusami, sennò poi si perde tutto. No, però approfitto innanzitutto per farvi anche un saluto e per ringraziarvi, ovviamente innanzitutto a Laura e Roberto per anche questo splendido lavoro dell'antologia, a Daniele per le tante collaborazioni che prontamente ha voluto attivare con noi e devo dire una cosa, mi collego a quello che dicevi prima, hai detto esperto di collaborazioni, in realtà no, io forse ho solo avuto la fortuna di trovare a volte degli operatori sul territorio capaci di cogliere il senso della collaborazione, non è poco, non è poco. Vabbè, io ho finito i miei momenti di serietà, direi. Ok, possiamo No, vabbè, no, passare allora, avanti. piccolo momento, vorrei ringraziare voi e Michele in particolare, che ho avuto occasione di incontrare più di una volta, proprio Dispiace. per essere, è stato propositivo, insomma, in una maniera che è difficile trovare sul territorio. Quindi io personalmente, come a livello professionale, ma come scuola grafica salernitana, diciamo, che rappresento, sono stato contentissimo di salire su questo carro che avete imbastito, insomma, con il concorso, con l'antologia e anche con tutto il resto dell'associazione Avalon che Michele mi ha saputo spiegare così bene, insomma, mi ha saputo presentare così bene. Quindi, quando ho sentito dalla sua voce le varie attività e mi ha presentato le varie cose, non abbiamo avuto dubbi, io per primo, di supportare l'iniziativa, insomma, perché era una cosa meritoria e fatta bene, insomma, cosa che è difficile trovare, diciamo così. E poi perché Michele, nello specifico, era una persona
è la persona che è, insomma, che ho imparato un attimino a conoscere. Quindi vorrei ringraziarvi per questo, prima di tutto io a voi per l'iniziativa e per il modo in cui l'avete saputa presentare. Quindi grazie. In realtà io avevo preparato, grazie veramente, grazie tanto, Altro ma momento serietà, altro momento siamo, serietà, va, infatti io me istituzionale. l'aspettavo e infatti avevo già preparato anche io questo, che potete vedere sotto che scorre. L'avevo già preparato perché sapevo che sarebbe sotto. Ok, sapeva, cioè, Grazie. era inevitabile, va bene, grazie. E quindi, scherzi a Anche parte. grazie, penso vada. Ovviamente penso che a nome di tutti diamo, anche per chi sta seguendo un po' la diretta e per chi ci segue, e grazie anche alle tante persone che hanno partecipato con i disegni, con i racconti, anche solo condividendo quello che era il nostro messaggio. Quindi grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e ascoltando. Io Ma devo infatti. fare un ringraziamento ai ragazzi che hanno collaborato, agli alunni della Scuola Grafica Sernitana che hanno collaborato Ma infatti, e che si Daniele, sono messi. Sì, vai, vai. ti interrompo un attimo perché sì, abbiamo parlato di un progetto grande e tutto quanto, di alcuni alunni e tutto quanto, perché effettivamente tu sei un illustratore, ti abbiamo presentato Sì. come appunto il disegnatore, illustratore dell'antologia, però in realtà tu sei anche il vicepresidente della Scuola Grafica Salernitana, questa SGS che ogni tanto gira anche sui nostri canali e quant'altro. Cioè, Sì, che cos'è la Scuola Grafica Salernitana? allora la scuola, giusto, la Scuola Grafica Sernitana è un'associazione culturale che dal 1999 praticamente si è data una forma a Salerno per insegnare, per diffondere una corretta cultura sia del disegno, dell'illustrazione e nello specifico del fumetto. Dal 99 con il nome di Promoarte ha fatto quest'opera, insomma, ha intrapreso quest'opera per merito di Mario De Rosa, che è un grande ceramista salernitano e che ideando questa associazione voleva riempire un vuoto che lui sentiva fortemente esserci nella didattica da Napoli in giù praticamente. Ci sono tante enormi, insomma, strutture a Napoli che si sono andate a creare in altri capoluoghi, insomma in altre città d'Italia, però quando lui ha creato questa cosa nel 99 a Salerno ne era completamente priva, quindi lui è stato il primo a istituire questa associazione con questi obiettivi e nel corso del tempo sono subentrato anche io nell'insegnamento, sono subentrato a professionisti, ora effettivamente internazionale. Non vi vedo più. Allora, io vi Siamo vedo ancora. ancora in onda? Noi vediamo, Sì, sì, sei tu che sei, noi ti vediamo. Daniele è saltato un attimino, ma si è riuscito a sentire tutto in Non vi tranquillità. vedo più. Oh, però, io vedo tutto tranquillamente. Ci sono anche Roberto. Infatti, Ah, forse ha un po' di ok. problemi, Ok, Daniele. siete tornati, siete tornati, Ok. siete tornati, siamo No, tornati. noi Ok, vedevamo te un po' in non so fino a spazi. che, non so fino a dove si è sentito, comunque Tutto, si è sì, sentito tutto, infatti, sì, tutto, appunto, era ok. la prima Ok, allora, scuola. e quindi andando a riempire Vuoto. questo vuoto, siamo poi altri professionisti che se ne sono uniti a questa operazione e dal 2018 abbiamo preso il nome di, abbandonando il vecchio nome di Promoarte, abbiamo preso il nome di Scuola Grafica Salernitana, che è un brand, diciamo, salernitano perché il gruppo di disegnatori che oggi sono tutti professionisti di caratura nazionale e internazionale che nasce a Salerno negli anni 80, viene sempre definito proprio così, Scuola Grafica Salernitana. Quindi noi abbiamo cercato di riprendere un attimo quella che è una importante e poco sfruttata realtà del territorio, insomma. Quindi sempre cercando di contraddistinguerci per qualità di quello che facciamo e onestà, soprattutto sia nei confronti dei ragazzi che si affidano a noi, non raccontandogli frottole, non prospettandogli un futuro assolutamente roseo, ma essendo tutti quanti professionisti che lavorano effettivamente in un ambito dell'illustrazione, del fumetto o della ceramica o di altri aspetti artistici, della grafica pura, eccetera, cerchiamo
andiamo a prospettare effettivamente, o, oltre a fare didattica, a fare un'operazione di spiegare effettivamente quali sono le difficoltà e la realtà, sia in termini di pagamento, sia in termini di prospettive economiche, sia in termini anche di come negli ultimi mesi, a fare un'operazione di spiegare anche a livello sindacale quello che è la realtà, realtà sindacale e fiscale, quella che è la realtà di intraprendere un percorso così particolare, insomma, a livello professionale. Quindi è una cosa, sì, come disegnatore, è un ambito particolare che solo negli ultimi tempi sta avendo un riconoscimento, perché ci sono diverse realtà che si stanno muovendo. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo, essendo comunque una realtà piccola rispetto a grandi colossi che esistono in altre città, di fare il meglio che possiamo fare, insomma. Quindi questa è un attimo la nostra realtà. Sì, si deve iniziare. Siamo già da un po' di tempo, però negli ultimi anni ci stiamo dando una forma che speriamo ci porti effettivamente ad avere dei risultati abbastanza importanti, e tra questi risultati, insomma, era anche avviare un percorso di collaborazione con varie realtà, per esempio a Salerno con il Museo Diocesano abbiamo una partnership abbastanza importante, e adesso sul territorio per esempio abbiamo Avalon, l'associazione Avalon, quindi, che mi ha fatto molto piacere. La domanda è che ci fate con noi, cioè, che ci fate con noi allora? Si lavora per cercare di lasciare qualcosa. Il nostro obiettivo è lasciare qualcosa sul territorio, e quando mi sono trovato a parlare con Michele e lui ha completato questa frase, lasciare qualcosa sul territorio, è andata, insomma, abbiamo subito capito che c'era la possibilità di lavorare insieme. Poi, noi siamo già esperti a lasciare cose sul territorio, perché quando facevamo attività di gioco di ruolo dal vivo abbiamo sfondato diversi territori, proprio abbiamo lasciato il segno con le armature, letteralmente, al Parco Mercatello. Michele mi ha spiegato, mi ha prospettato, e ci siamo trovati anche sul avere dei trascorsi di cose folli, insomma, insomma, su altri ambiti, però ci siamo trovati a dover commentare varie cose folli. Assolutamente. Dover commentare, innanzitutto io dico, sotto potete vedere che scorrono i riferimenti della Scuola Grafica Salernitana, sia il blog che il sito, piano piano lo vedete tutto quanto. Soprattutto sono molto attivi sui social, io non ho scritto anche il canale YouTube, ho visto che tu... Abbiamo dal sito o dal blog o comunque dal Facebook, tranquillamente si possono avere tutte le indicazioni per i nostri canali. Noi proprio in questi giorni stiamo riprendendo le attività in presenza, stiamo un attimo riprendendo le iscrizioni, quindi ci stiamo, dopo un periodo fatto attraverso Facebook, attraverso YouTube, attraverso le piattaforme come Zoom, insomma, perché abbiamo fatto un po' di didattica a distanza, stiamo riprendendo un attimo con le dovute precauzioni, sperando che di vaccinarci tutti al più presto, stiamo riprendendo le attività in presenza, quindi chi è interessato può tranquillamente trovare tutti, sia il numero di telefono sia la mail a cui chiedere informazioni per quelle che sono le nostre attività. Io vi anticipo una cosa, nell'antologia che uscirà a brevissimo, stiamo aspettando la copia di prova, troverete non solo un'introduzione alla scuola e quant'altro, tra parentesi un'introduzione del progetto che tra poco ne parleremo. Personalmente trovo molto bello il progetto ideato da Daniele proprio, tu l'hai definito un'idea didattica? Un'idea didattica? Era un'idea didattica, sì. La scuola? Sì, no, parlo del progetto all'interno dell'antologia. Sì, sì, l'antologia... No, è una produzione molto bella, infatti vi consiglio di leggerla, perché veramente è proprio lo spirito di questo periodo, e come uscire, come trovare... Non avevo ancora avuto un feedback su quello, e sono contento che sia questo, insomma, sia stato percepito in questo modo. È stato bello, e quindi ci sarà questo pezzo a un certo punto nelle pagine, che secondo me veramente è proprio come deve essere vissuto questo periodo, e quest'idea di trovare una sfida, un modo per improvvisare, per crearsi qualcosa, per esprimere la propria creatività così a distanza, e secondo me hai centrato proprio
nel grazie. Segno, allora, quando Michele mi ha parlato di questa, noi avevamo avuto dei contatti per degli altri progetti che spero sicuramente nel prossimo futuro produrranno degli altri frutti. Mi ha parlato di questo progetto dell'antologia, del concorso, insomma, letterario. Io ho prospettato la possibilità di realizzare qualcosa, perché oltre la bellezza, penso, il valore aggiunto che magari delle illustrazioni potevano dare al progetto, ci ho visto una possibilità proprio per il momento particolare, storico particolarissimo che stiamo affrontando, per dare ai miei corsisti, insomma, ai ragazzi che da un po' di anni si affidano a me, di mettersi in gioco su un progetto concreto. Era questa la grossa differenza rispetto a tante cose che mi sono state proposte nel corso degli anni da altre persone, da altri personaggi, insomma. Era un progetto già strutturato, già completo, già con i testi, che poteva benissimo camminare sulle sue gambe. Il fatto di avere un progetto così strutturato sotto rendeva il lavoro mio e dei ragazzi che poi ci avrebbero lavorato totalmente più facile, totalmente più gestibile, e in questo momento storico gli ha dato, io ho visto l'entusiasmo quando ho prospettato ai ragazzi questa cosa, quando gli ho inviato i vari racconti che ho selezionato io, conoscendo bene i ragazzi, insomma, la loro indole, le loro specialità, insomma, anche i gusti personali, ho visto l'entusiasmo, ho visto dopo un periodo così brutto, dopo essermi fatto un poco da confessore per alcuni di loro, di dispiaceri o comunque frustrazioni di questo periodo, li ho visti rianimarsi, insomma, li ho visti contenti di poter lavorare su un testo e non sul dover magari inventarsi qualcosa, pensare a qualcosa perché doveva essere. No, c'era già un testo, c'era il ragazzo che ama il fantasy, che si vedeva arrivare un racconto fantasy, insomma, quindi li ho visti contentissimi. E nell'antologia mi sembra che nell'introduzione ho detto che era praticamente un raggio di sole in questo buio di questo periodo, perché per alcuni di loro l'hanno vissuta veramente così, soprattutto il fatto che avevo potuto dire con la massima con tranquillità, conoscendo Michele, conoscendo l'associazione Avalon, che il progetto sarebbe stato stampato, presentato e non si sarebbe dissolto in una bolla di sapone, come alcune volte succede avendo a che fare con altre, altre realtà. Questo ci teniamo, infatti. È stato un grande valore aggiunto per loro. Questo lo diciamo noi, perché questo. Una volta. Ti dico la verità, io avevo chiesto all'inizio solo in bianco e nero, perché pensavo che alzasse i costi e quant'altro. Fortunatamente non ha alzato tanto i costi, quindi siamo rientrati tranquillamente ed è uscita una figata. Cioè. Una versione deluxe magari avevamo pensato, magari. Alla fine però abbiamo deciso di fare proprio quella con i disegni a colori, tutto bello, perfetto, unica. Allora, va benissimo così. Io ho fatto un briefing via WhatsApp, via Skype, insomma, sì. con i ragazzi, e ho detto le specifiche più o meno che mi aveva comunicato Michele. Poi mi sono cominciata, quindi in scala di grigio, avevo specificato, ragazzi, o al tratto o in scala di grigio le illustrazioni. Questa è un'altra testimonianza dell'entusiasmo che hanno messo nella cosa. Mi sono cominciata ad arrivare delle illustrazioni a colori o color seppia, fatta con i pantoni, bellissime, che non ho avuto il cuore di convertirle in scala di grigio e di mandarle o di farle rifare. Perdonatemi, quello che dicevo io è che quello che emerge anche dalle parole di Daniele, che poi è stato anche un po' l'entusiasmo dei partner che con noi sono stati. Faccio un veloce esempio: i ragazzi della Salerno Wiscard, Vela, la Fondazione Vicenza, tutte queste realtà che sul territorio, la stessa assessorata alla cultura,
nella figura dell'assessore di Ponte Cagnano Faiano, che comunque c'è stato sempre vicino. Cioè, tutto un mondo di partner che poi, quando vedono questo tipo di entusiasmo, come quello che i ragazzi hanno dimostrato, anche con la colorazione, anche col tanto impegno che hanno profuso, io credo sia anche una nostra, diciamo, un nostro impegno morale doveroso, quantomeno poi ricambiare e dire: ragazzi, cerchiamo di adattare, diamo voce e spazio a tutti, anche se il progetto iniziale prevedeva una cosa, cerchiamo di dare voce a questo impeto creativo. Credo sia la scelta migliore e soprattutto la più doverosa per noi che abbiamo deciso di fare un lavoro specifico su questo territorio, quindi è anche un modo nostro per ringraziare ulteriormente, ecco. Intanto Roberto si è convertito in un'immagine, eccoti sì. Di nuovo. No, ci sono cosa? Io sono una persona serissima. Bellissima. Allora, io l'unica cosa sarò, sono di poche parole oggi, a parte la stanchezza del viaggio lungo, e a brevissimo vi devo lasciare. Quindi penso che continuerete. Lo dicevamo prima, c'è chi ha il brutto vizio di mangiare, quindi... non è quella persona, però va benissimo. Allora, quindi facciamo così adesso, vi interrompo un attimo tutti quanti. Laura, siccome ci deve salutare, so che tu ne hai approfittato di questo viaggio per presentare qualcosa anche in anteprima. Che cos'è? No, in realtà, sì, presentare qualcosa in anteprima, che in realtà è soltanto... il certificato del primo classificato del concorso letterario, che è questo. Aspettate, non penso che non si vedrà. Bellissimo. Non so se è tutto bello plastificato, tutto bello lucido, e l'ho ficcato proprio in borsa, in una borsa piccolina che mi sono portata. Ha resistito dal Piemonte in Campania, quindi è resistente. Dal Piemonte in Campania direttamente, ce l'ho io, quindi ciao Tony Rotondo, se ci stai ascoltando, se ci stai vedendo, ho in ostaggio il tuo certificato. Ok. Io, ragazzi, vi devo lasciare, tanto sarà registrata, quindi la vedrò dopo sicuramente. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie a te. Un buon proseguimento. Grazie Laura. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Ok, adesso che siamo stati noi possiamo parlare male di lei. Allora, no, scherzo. La seconda cosa, abbiamo parlato dell'entusiasmo dei ragazzi. Io li chiamo ragazzi tutti quanti, non so la fascia d'età. Sì, allora, la fascia d'età è dai 13 ai 25 anni, insomma, c'è questa fascia, poi ce n'è qualcuno pure più grande che sta facendo degli studi un attimo più conclusivi, avanzati. Diciamo, sì, più avanzati, più conclusivi, sì. Diciamo, su quello che è il suo percorso prima di, si spera, di prendere la via del professionismo e di abbandonare il nido, tra virgolette, perché fortunatamente abbiamo tantissimi ragazzi che anche quando non vengono più fanno comunità, insomma, a scuola, quindi è una cosa che di cui sono orgoglioso, perché significa che si riesce a creare un gruppo, anche perché Daniele, perdonami, penso per noi saranno sempre un po' i nostri ragazzi, anche quando dell'età sarà più grande, li considereremo sempre un po' tutti i nostri ragazzi, e per loro sarà sempre un po' un nido, qualcosa a cui tornare, perché come dicevi tu, poi c'è la comunità, c'è il gruppo, quindi la definizione credo sia la migliore. Sì, sembra una cosa da vecchi accademici inglesi, insomma. Vabbè, noi lo siamo, un po' vecchi, sì, basta, sono la parte però, vecchia. Cioè, non lo so, io sono, ormai sono 13 anni che insegno con la scuola e con altre realtà anche precedentemente, quindi... c'ho un paio di generazioni almeno di ragazzi che vanno, vengono, insomma, chi interrompe gli studi, chi li riprende, però fortunatamente si fanno sempre risentire, la quasi totalità si fa sempre risentire, e ogni volta che organizziamo qualcosa almeno un saluto lo vengono a fare, quindi significa che tu hai lasciato qualcosa, torniamo sempre all'obiettivo finale di un'associazione culturale. Lasciare sì, qualcosa. L'obiettivo finale è che anche se non è, che se non è magari qualcosa specifico di qualcosa specifico di
segno è qualcosa umano, a livello umano, che io se lascio qualcosa a livello umano, sì, è l'aspirazione, è quello a cui aspiro, è quello a cui aspiro, è quello di organizzatore, insomma, di varie attività. Sì, lasciare qualcosa. Io non ho moltissimo materiale, come parlavamo con Michele prima, online. C'ho un paio di lezioni, insomma, sul mio profilo e su quello della scuola mie, in cui non parlo di disegno puro. Il disegno, io penso che è una cosa, la mia teoria è una cosa che si possa imparare come con il tempo, con l'applicazione. Molte volte impiego intere lezioni a parlare di cose umanistiche alla fine, quindi tutte lezioni sullo storytelling oppure su quello con la mitologia. È tutto che ti passa lì. Non viene fatto da tutti come strutture, non viene fatto e molti ragazzi non capiscono, almeno all'inizio, perché ma io voglio vedere come si disegna il muscolo così o colì, te lo fai fritto, insomma, se non sai cosa disegnare, però sai ma disegnare come nasce, esatto, come nasce, esatto. Sì. Io ho fatto studi umanistici, quindi ti capisco, so bene questa cosa qua. Perfetto, perfetto. Ho anche un background da teatro o altro, quindi il capisci, entrare nel personaggio. Prima esatto. Siamo pieni di ragazzi tecnicamente mostruosi a livello di disegno che non riescono a leggere una sceneggiatura. Si bloccano nel momento in cui gli manda la casa editrice XY, gli manda una sceneggiatura e rimangono bloccati, impietriti. Non riescono a interpretare quello che lo sceneggiatore di turno gli ha. Non proseguono. Il nostro non caso, nel affollano. Caso dei racconti che ha inviato era un po' un caso del genere, diciamo. Sì. Ma è stato un ottimo bagaglio di prova. Banco di prova, infatti. È stato un ottimo banco di prova, perché pochissimi ragazzi si sono bloccati sul testo. Ottimo. Fortunatamente sono andati avanti, hanno chiesto delle specifiche, avranno chiesto dei particolari su cui lavorare. Ma sì, perché sono il coordinatore. Alcuni hanno avuto una paura enorme di mettersi, che il loro lavoro non fosse abbastanza buono per questo o quell'altro. Ho detto, stiamo coordinando, stiamo facendo un esperimento, se non è buono lo giudico io e lo aggiustiamo, insomma non è un problema. Però la cosa che mi ha fatto molto piacere, nessuno si è bloccato a pagina 1, a riga 1, e dire io sono un disegnatore, non so leggere, cosa che mi è successa di sentire da persone che sono uscite anche da istituti importanti, da istituti importanti, e là ti viene un attimo di un blocco, perché per me sarebbe una sconfitta se da insegnante anche di un'associazione, anche di un istituto privato, anche di uno dei miei ragazzi se ne uscisse con una cosa del genere. Ti ho insegnato a disegnare, ma non è quello che ti serviva. Esatto, sì, ti serviva altro, che è tutto forse il background umanistico, che sì, tutto ciò sì, che c'è dietro. Diceva, mi sembra, una frase di Tiziano Sclavi, l'inventore di Dylan Dog, quindi uno che ne capiva un pochino diceva i disegnatori non è gente. I disegnatori non è gente. Diceva che i disegnatori sono questi esseri con questa manina magica, però tanti di quelli che lui ha incontrato non erano esseri umani, perché messi davanti a un testo non sapevano interpretarlo. Io quella frase me la tengo sempre appuntata, perché non voglio mai nella vita o essere uno di quella categoria o formare un'altra persona in quel modo. Non è il modo in cui penso. Ho sempre una paura enorme di andare a creare un professionista che sia così, perché poi non gli servirà a nulla. Non gli servirà nulla assolutamente. Può trovare una situazione del genere in cui ha solo lo script verrà scartato tranquillamente uno storyboard.
Sono varie cose, però io noto che molti che vogliono disegnare vogliono esclusivamente disegnare e vanno, quando gli metti di fronte, io lo faccio anche con un po' di cattiveria ormai dettata dall'esperienza, quando li metto nelle prime lezioni davanti a una sceneggiatura, davanti a un testo, davanti alla necessità Devono sbattere. di crescere a livello umano, hanno uno shock vero e proprio, perché pensavano che l'unica cosa che gli servisse fosse fare la testa, fare la mano, fare cose, e il resto non gli L'anatomia, importa. vedere bene Sì, le proporzioni, no, che così via. sono tutte cose Essenziali, tecnica. importantissime, Però è tecnica. essenziali, Lì è però tecnica. prima ci sono delle altre cose No, lì è che tecnica. Ma ci sì, vuole lo sì. studio prima per arrivare alla tecnica. Esattamente, È, diciamo, la matita, è il esattamente. mezzo che ti porta. Ok, il E mezzo è la non matita. Ma sì. nella ricerca sociale c'è la definizione iniziale, appunto, Ci del sono. disegno della ricerca, che è quello Sì. iniziale, e poi il mezzo, come lo voglio ricavare, come lo Come lo voglio voglio ottenere. Però prima esattamente, devo capire che esattamente. voglio fare, se no Ci si sono perde. due fenomeni nella mia esperienza, diciamo, da docente sui ragazzi che vogliono disegnare. Ci sono due fenomeni negativi. Uno è questo, pensare che non gli serva un qualsiasi tipo di cultura umanistica, cioè anche saper leggere il bugiardino delle istruzioni. E un altro è pensare che ci sia uno strumento magico che una volta comprato gli permetta di disegnare come il professionista. Quindi Sì, vedi andavano questi serbati. ragazzi, sì, quindi vedi questi ragazzi prima, all'inizio, quando ho cominciato a insegnare, che si presentavano con una scatola di matite super costosa da 200 euro e dicevano: ho comprato questa giorno 1 di lezione. Non sapevano tenere una matita in mano, si presentavano con questo. Io dicevo: prendi questa cosa, conservatela perché è un Perché peccato adesso. ti servirà, Sì, forse ti forse. servirà. Adesso prendi una penna Bic e disegni su un foglio da fotocopiatrice, e rimanevano scioccati perché pensavano che invece comprando l'oggetto magico che avevano visto usare dal professionista X, avrebbero disegnato come lui. No, io prendo e tolgo. Adesso c'è il fenomeno 2.0, 4.0, come si vuole chiamare, la tavoletta grafica. La Si Wacom, presentano con la simile tavoletta alla Wacom, simile una. grafica da 2000 euro e dicono: ok, io vengo al corso, però ho la tavoletta grafica. Io dico: ok, tu prendi, la metti da parte e partiamo con la matita e senza la gomma, perché non devi cancellare. Cioè, gli dico questa cosa qui, Vabbè, perché non le devi. linee guida che poi se le usi ovunque, anche soprattutto in Sì, digitale, ti sì, servono, quella è servono. una cosa. Il digitale porta altre problematiche, eccetera. Però oggi c'è la versione digitale, cioè è cambiata la tecnologia in mezzo, c'è stato un salto tecnologico, però mi meraviglia sempre che c'è questo stesso tendenza all'aiutante magico, che purtroppo mi dispiace rompere le illusioni di molti, non esiste. Vabbè, è Esistono come Dei trucchetti che sono utili, alcuni ne fanno una carriera, però il ci sono primo di tante tutti è discriminanti. sempre, la prima cosa è sempre pratica, pratica, pratica. Pratica, Quindi pratica, pratica. quello Impegno non si batte mai. e Impegno, voler volontà. avere l'umiltà di cancellare, buttare e ricominciare da capo. Perché accontentarsi della prima stesura, della prima versione di quello che si è fatto all'inizio e non volerlo modificare per noia, per tanti altri motivi, è una cosa che ti blocca la tua Non ti fa crescita. crescere, non ti fa crescere, esatto. E questo vale in Esatto. ogni cosa, vale in ogni cosa e Oh. quant'altro. Quindi sì, mi Sì, sì, trovi sì, sì. totalmente d'accordo. Con Michele, soprattutto, con un lato di Avalon si occupa molto dello sport in generale, ma anche delle arti marziali. E lì è la stessa cosa. Cioè, tu puoi sempre migliorare. Nessuno, anche se arrivi al massimo livello, cioè, puoi sempre migliorare e quant'altro. L'esempio classico nel campo delle arti marziali è Bruce Lee, che nonostante il suo livello, era sempre a trovare nuovi metodi per potenziare gli avambracci o quello che era, perché proprio è la stessissima cosa. L'insoddisfazione è una spinta potentissima, Assolutamente l'insoddisfazione di se stesso, purché non diventi distruttiva, non diventi sì. distruttiva, non inibisca poi a provare di nuovo, a provare di Ma qua nuovo. ci sono i formatori che intervengono.
Sì, io dico per quello che riguarda il disegno, ma è applicabile a tutte le discipline, io dico sempre che non è una corsa, è una maratona, è una, non a chi arriva prima, ma a chi resiste. Nel lungo, Perché si vede nel sì, lungo nel dal lungo, titolo. esattamente, nel lungo. Se fai uno sforzo megagalattico e poi ti fermi a un certo punto perché non serve, non serve. Invece chi giorno giorno costruisce qualcosa dà insoddisfazione. Io se guardo le cose mie che ho fatto, non dico 10 anni fa, ma 5 anni fa o l'altro ieri, ne sono assolutamente insoddisfatto. Questo è uno sprone, preso nella maniera giusta, è uno sprone per migliorare e la prossima volta fare. Sempre Avere anche meglio. un po' di furbizia, avere anche un po' di furbizia, riuscire a prendere tutti quelli che sono i tuoi difetti, le tue, e farne un punto di forza, magari, se uno è Esatto, che poi abbastanza. a volte il difetto è quel qualcosa che ti distingue dall'altro. Sì, Può diventare proprio letteralmente il sì, punto di forza. sì. Ci sono un sacco di autori che hanno costruito uno stile sui propri difetti o le Stile proprie proprio. E limitazioni. a proposito di Quindi. stile, nell'antologia ho notato che ci sono alcuni che hanno proprio uno stile ben definito. Un Sì, qualcosa di molto sì. particolare, cioè ho notato di. Ma vogliamo fare una cosa bella? Dimmi. Questo è bellissimo, ti Ci dico, è proviamo. veramente molto. Ci Ci proviamo, proviamo? sì, ci proviamo. Vogliamo vederli questi disegni in anteprima? Ah, con piacere, Sì, con piacere. vogliamo fare. Allora, tu mi hai passato un bellissimo Ah, video sì. in cui c'era. Vogliamo provare a fare un esperimento. Questo non era preparato assolutamente, infatti mi odierà per questo. Io lo metterò a video. E tu parli da sopra. Ci Ah, va racconterai bene, ok. qualcosa, Ti insomma. racconti qualcosa, Ok, quello che ti senti. va Ok, bene. Va bene, sì, adesso con io. piacere, con piacere. Sono Eccolo qua, lo sto ragazzi che caricando. sono in modo che li ringrazio anche i ragazzi in diretta, insomma, perché ci sono i disegni di c'è un disegno di quasi tutti i ragazzi, insomma, di tutti i ragazzi che hanno partecipato, di qualcuno ce n'è anche più di uno, quindi con piacere utilizziamo questo spazio anche per ringraziarli, insomma, di questa cosa, dell'impegno che hanno messo e della disposizione che hanno messo del tempo a disposizione, insomma, quindi con estremo Infatti, piacere. io li Sì, ringrazio c'è. tutti quanti dal primo all'ultimo perché veramente non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo davvero. Allora. Sono contento di Beppe, soprattutto perché era molto facile, dopo, in un periodo così difficile per alcuni di loro, lasciar perdere, non farsi coinvolgere. Quindi sono veramente contento della risposta che ho avuto e che di conseguenza poi ha avuto il progetto. È molto, Anche molto onorato, perché insomma, di è questa cosa. stato tutto a titolo gratuito, non ce l'aspettavamo. Avevamo chiesto un paio di immagini, ce ne sono arrivate 15, 16, non so quante sono, forse di più, sono anche di più, Sì, mi pare. E infatti, ho dovuto sono una smettere. ventina quasi, Sono quasi una poco più di metà, ventina. sono 25 col tuo disegno pure. Ah, ok, sono di più di quello che ricordavo, No, sì. perché quando l'ho impaginato, perché ho impaginato io l'antologia, mi sono trovato a dire: e questi dove li metto? Perché erano troppi, veramente troppi. Allora vedevo Sì. con InDesign tutto quanto, mi trovavo, ho detto vabbè, mo li metto in calce lì verso la fine tutte le illustrazioni e quindi è come se arrivato alla fine tu hai tutto un photobook, diciamo, con. Mi sembra che ci sono due ragazzi, Nello e Ines, che ho dovuto bloccare perché improvvisamente Ines soprattutto. mi hanno cominciato a mandare via WhatsApp un sacco di disegni, di versioni. Ho detto calma, ragazzi, calma, vanno bene. Ah Cioè, sì, non, io le ho queste messe hanno tutte. a maggior ragione della loro voglia di esprimersi, quindi a Sì. maggior ragione di quello che dicevamo prima. Sì, sono veramente sono tutti i ragazzi sono stati straordinari perché mi hanno dato dei feedback che non pensavo, insomma, anche a livello personale, a livello di messaggi, insomma, su quanto questa cosa gli facesse piacere, su quanto se ci sono delle altre opportunità prossimamente vogliono continuare a collaborare. Quindi c'è stato un entusiasmo che mi ha stupito a me conoscendoli.
quindi ci sono stati un paio di casi che conosco bene, perché sono sempre così anche durante i corsi, che mi hanno cominciato a inviare dei messaggi, un sacco di bozze contro bozze, super bozze. Io dicevo: calmi, concentriamoci su una cosa, su una sola cosa, perché altrimenti questa è un'altra. È un'altra cosa di, diciamo, di esperienza, altrimenti disperdiamo del lavoro e non lo concentriamo su quello che serve, insomma. Io adesso dico due cose. La prima è con queste frasi che hai detto ti sei auto invitato alla nuova edizione dell'antologia. No, ma noi davamo questa cosa per assodata, cioè Daniele lo sa, non può scappare, così come i tanti partner che ci seguono. Per noi cementificare queste cose con la continuità nella progettazione è fondamentale, soprattutto per il discorso che abbiamo fatto all'inizio: dare qualcosa al territorio, dare voce a tutte queste persone. L'entusiasmo è un nostro impegno, ripagarlo con questo tipo di iniziative, con questo tipo di opportunità. Anch'io lo davo per scontato, insomma, non c'era stata occasione di parlarne, insomma, della prossima edizione, ma lo do assolutamente per scontato, insomma. Io credo che una volta che si è trovato sul territorio un partner affidabile che riesce a concretizzare dei progetti, che riesce a dare visibilità e a prendere visibilità, quella che puoi dargli, insomma, lo fa con la disponibilità che avete dimostrato voi, quindi con tutta una serie di caratteristiche che non sono facili da trovare, non perché adesso stiamo no, in diretta così, poi chiudiamo la diretta, non è questo, che sia la disponibilità, la gentilezza, la concretezza di tutto quello che si va a fare, che è testimoniato dallo storico, eccetera, dallo storico dell'associazione e dalle persone, insomma, già il modo di porsi. Io sono interessato, io e l'associazione, la scuola che rappresento, insomma, a poter fare quante più operazioni possibili insieme, cioè, e le faremo appena sono sicuro. Sì, ne ho ragionato con Michele, paradossalmente ci siamo incontrati in un momento di fermo esatto. Generale, quindi assolutamente. Tra ma per le persone cose... come voi, le persone come Michele e te, perché penso che di averti inquadrato, anche se noi siamo conosciuti oggi, proprio, era l'unico momento in cui eravate fermi. Se no, sì, sì, cioè, probabilmente quindi... ci saremmo sfiorati, ma non incontrati, per questo. Non... Da questo punto di vista, sì, ben sì, da una parte c'è stata una cosa buona in questa pandemia. Vedo che okay. Ci piace parlare, potremmo continuare all'infinito, però io sono qua col tasto play. Assolutamente, vai. Dimmi se va troppo veloce. Ci siamo. Mi fermo, va bene. Tu. Faccio solo una piccola cosa, così anche chi ci vede può, ecco qua, ha anche un piccolo bannerino e posso andare sul play e io mi zittisco. Ok, questa è Emanuela. Emanuela Gorga è una ragazza straordinaria, veramente, che ha un dono per l'illustrazione per ragazzi, per bambini. E, quando gli ho passato, insomma, qui si vedono i vari passaggi. Ho cercato in questo video di far vedere i vari passaggi. Alcuni, come Emanuela, hanno beccato praticamente subito, con pochissime modifiche, quelle che erano il cuore, insomma, del lavoro che dovevano fare, quindi un'illustrazione a tutta pagina e un'illustrazione, un elemento tratto dal racconto, un elemento iconico dal racconto. E, scusami un attimo, fermati. Ho messo pausa. Qua siamo passati a Maria Pia. Praticamente Emanuela ha beccato subito, ha beccato subito il tono che io pensavo esattamente gli avrebbe dato al racconto.
quindi è stata una delle cose che mi hanno dato più soddisfazione, insomma è stata velocissima, è stata molto precisa, quindi la ringrazio perché è veramente una delle colonne della scuola ultimamente, quindi anche in un periodo del genere ci supporta sempre. Io la ringrazio tanto anche per queste due illustrazioni che ci ha inviato, insomma, che mi ha inviato. Puoi procedere. Dico solo che era il vecchio che insegnò di nuovo ad amare. Il vecchio che insegnò ad amare il mondo, mi sembra. Il titolo era Il vecchio che insegnò di nuovo ad amare. Mare, ok. Di nuovo ad amare. E giusto per dirlo, non riuscirò a Sì, dirlo tutti vai, quanti. vai. Non I mi ricordo. racconti, devo dire la verità, non ricordo i titoli di Titoli tutto. precisi, no, anche No. io perché a volte nell'email pure cambiava, però li troverete tutti nell'antologia, mi raccomando. Soprattutto. Ok, allora questa è Maria Pia, cioè Maria Pia anche lei ha subito focalizzato, insomma, quello che era il cuore del racconto, ha fatto questa illustrazione per ragazzi a cui poi siamo andati a dare colore, insomma, gli ho indicato veramente solo il fulcro, pochissimi cambiamenti che doveva fare. E anche lei, cioè, ha beccato il tono che mi aspettavo, quindi anche lei la ringrazio. Lei è una ragazza che non viene da 2 anni, si è dedicata ad altro, insomma, si è sempre all'ambito artistico, però non può frequentare. E anche lei, ecco, è una di quelle ragazze di cui parlavo, di quei ragazzi straordinari di cui parlavo, che nel momento in cui gli è arrivato il messaggio, si è Ha messa subito risposto a pronto. disposizione, subito, e si è messa a disposizione con grande generosità, interrompendo altre attività, insomma, in cui sicuramente è stato difficile per lei trovare il tempo per realizzare anche questa singola illustrazione. Quindi la ringrazio a maggior ragione, insomma, di questo. Questo è sempre quando si crea il clima di casa, che dicevamo prima, no? Assolutamente, assolutamente. Sono sempre i ragazzi che ti fa piacere aver lasciato qualcosa, ti fa piacere, a parte tutto quello che hai potuto insegnare, ti fa piacere la disponibilità ed è una cosa che mi riempie sempre d'orgoglio, mi riempie sempre d'orgoglio, veramente. Io Poi, vado avanti se possiamo tanto. passare. Sì. Allora, questa è Ines, questa è una delle Una delle pazze che c'ho. sette. Sì, una delle pazze assolute che ho, a cui ho fatto qui delle indicazioni o delle piccole correzioni, e lei con questo stile particolarissimo suo qui ho inserito una sua sola illustrazione perché mi ha fatto 4-5 personaggi. Scusami un attimo, torniamo indietro. Mi ha fatto Assolutamente. 4-5. Ecco, se me li rimettiamo qui, Ines mi ha fatto degli studi dei personaggi, mi ha fatto, sì, esatto, mi ha fatto questa tavola, due illustrazioni complete, voleva mandarmi delle altre cose. Io la ringrazio, gli voglio un bene dell'anima a Ines, e adesso se mi sta ascoltando mi odierà, perché è una ragazza purtroppo timidissima, timidissima a livello fobico, ma io la ringrazio. E gli voglio tanto bene per l'impegno che mette in queste cose e spero che appena si potrà ricominciare in presenza, perché è una ragazza che si mette proprio, ci mette l'anima e ho dovuto bloccarla perché altrimenti starebbe ancora lavorando. E E invece probabilmente sta ancora disegnando. Sì. Sicuramente starà disegnando. Lei mi manda, per farvi capire, mi manda dei blocchi di testo, delle sceneggiature complete, dove inventa dei mondi, perché è una di quelle ragazze che fortunatamente ha la voglia di scrivere, di disegnare, quindi di un giorno di essere autore completo di quello che fa, che è una cosa bellissima quando succede. E inventa degli universi narrativi complessissimi che io quando vado a leggerli a dargli un per cercare di dargli un responso, insomma, perché lei viene con queste sceneggiature, con questi soggetti, io mi ci perdo dentro ed è una cosa meravigliosa quando succede questo, perché tu non hai esclusivamente davanti
una mano magica, come diceva Tiziano Sclavi, una di queste che però non riuscirà poi nella vita, ipoteticamente, senza nulla togliere, cioè senza nulla togliere agli altri, però che riuscirà a fare, tu sai esattamente che riuscirà a scrivere qualcosa di suo, perché è troppa la voglia che sprizza da ogni poro. In qualche modo sì, ce la farà. Sì, sicuramente, sicuramente. Questa illustrazione invece è di Elena, un nostro recente acquisto, che è un'altra ragazza veramente straordinaria, che saluto perché in questo momento sta attraversando pure un periodo un po' così, e gli faccio tutti gli auguri possibili. E Elena si è messa a disposizione a fare queste due illustrazioni per il racconto che mi sembra Super Ciccio, come si chiama, esatto, questo racconto. Sì. Super Ciccio ha fatto queste due illustrazioni, anche lei a colori, quando gli avevo specificato assolutamente di farli in bianco e nero, mi ha mandato queste due meraviglie e io non ho Vabbè, saputo... Come facevi a dirgli di no quando l'ho viste? Il giorno stesso che gli ho mandato questo, o il giorno precedente che gli ho mandato il racconto, mi ha mandato un meraviglioso studio a colori di una fatina, cioè per chiedermi, insomma, sempre per quest'opera di... se possiamo fermare un attimo? Sì, no, che passa... Ah, ok, perfetto. Mi ha mandato questo studio di una fata Winx, insomma, un lavoro meraviglioso per chiedermi, insomma, cosa ne pensavo, cosa dovessi cambiare, cosa dovesse cambiare, insomma. Io ci rimango così perché lei, Elena, è un'altra ragazza che scrive. Che scrive, che ha un progetto suo personale, che cerca di vuole andare a essere autrice completa di quello che fa, si è andata a impelagare in un progetto complicatissimo di matrice storica, un fumetto di matrice storica che spero vivamente che prima o poi, cioè spero, sono sicuro, spero di vederlo il più presto possibile alle stampe. E quindi è una ragazza che veramente, quando mi ha mandato queste cose, mi sono emozionato, ho detto no, dobbiamo cercare di... Spero che riusciamo a stamparli a colori, insomma. Guarda, no, te lo dico già, oramai sono già in stampa, sì, arriverà a breve quella a colori. Tipo, nel momento precedente, sì. Quando te le stavo preparando il documento volevo solo dire una cosa, tutti questi progetti e quant'altro, noi come premio per il concorso letterario che facciamo, inseriamo sempre all'interno o dei racconti quest'anno, cioè o dei, come si chiama, dei libri, oppure... anche dei fumetti o altro, quindi qualora qualcuno dei tuoi allievi, anche te o altri per l'edizione futura, perché oramai già le cose sono state fatte, però per l'edizione futura, appunto, che ti devo dire, se tipo lei, appunto Elena, riesce anche a pubblicare, come dicevi tu, questo fumetto o altro, noi siamo felicissimi di inserirlo all'interno come premio, ovviamente sempre tutto pagato e quant'altro, perché vogliamo sostenere sempre gli artisti in tutto. Ne sono sicuro e vi ringrazio. Io penso che con i ragazzi che hanno partecipato, soprattutto con i ragazzi che ho partecipato. C'è un po' di ritardo nel lavoreremo. Sì, c'è un po' di lag. Sì, c'è un po' di lag. C'è un po' di ritardo nel video. Quindi non so se forse se ha problemi Daniele o forse io, perché purtroppo la mia connessione non è delle migliori qui. Eccoci qua. Ok, io ti vedo un attimo disconnesso. Rieccoci. Okay. Rieccoci. Stavi parlando male dei tuoi allievi. Certo, malissimo, ma io ne parlo sempre malissimo, come ho fatto nell'ultimo quarto d'ora. No, io penso che soprattutto con con questi ragazzi, ma anche con altri che non, per un motivo o per un altro non sono riusciti a partecipare a questa iniziativa, questa volta noi lavoreremo in tutto quello che sono gli altri progetti futuri, insomma, perché sono ragazzi, come ho detto, che ci hanno voglia di crescere, di emergere e di mettersi in gioco, il che
purtroppo non è una cosa comune oggi, non è per fare sempre ai miei tempi, no, ai miei tempi 20 anni fa quando ho cominciato era la stessa identica identica cosa, non c'erano i social, c'era meno visibilità, tutto qua. C'era meno visibilità, però i ragazzi si comportavano esattamente nella stessa maniera, c'erano le stesse perdite di tempo, c'erano questo vale in tutto. C'erano i sedili pesanti, per non dire altro, oppure c'erano noi come Avalon nasciamo come organizzatori eventi, parliamo del 2008, anche prima, e quindi uguale, la stessa cosa, uguale. Quando fai un contenitore di destra c'erano sempre queste cose qua, quindi nell'ambito siamo sempre uguali per dire, quindi... perché c'è questa cosa, questo luogo comune, in come no, prima era meglio, no, 20 anni fa era la stessa cosa, e c'erano i ragazzi che non volevano mettersi in gioco. Era uguale, ma non si notava. Non si notava, esatto. Ha fatto notare molte cose. Come adesso ci sono i vorrei ma non posso, cioè quelli che vengono e dicono guarda, io sarei un ottimo autore, un ottimo disegnatore, però non lo so, forse c'ho questo, c'ho il gatto malato, c'ho quest'altra cosa. È la stessa cosa adesso, quindi non è cambiato molto. C'è solo il social. Ecco ma qua. Non è il caso di questi però no, non è il caso di questi ragazzi, era un discorso negativo per dirne bene. No, io lo faccio giusto perché stiamo arrivando verso l'ora della diretta, non vorrei allungarmi troppo. Questo qua è già uno di quelli fantasy. Questo è Nello, io ho un altro ragazzo a cui stravedo per Nello, perché lui viene con queste cose meravigliose a livello di bozio, a livello finite, te le mette davanti e si vergogna e dice no, ma questo fa schifo, questo è brutto, questo non va, questa cosa qua, no? E io rimango un attimo così, cioè gli dico guarda, più che il disegno ti devo fare delle lezioni di autostima. Perché c'hai una mano fantastica, mutata da tante altre esperienze anche, e devo insistere per farlo partecipare a delle cose, perché a lui non è certo un problema di disegno, è un problema di autostima, di volersi bene. Io glielo dico, se mi sta ascoltando, gliel'ho già detto tante volte, ti devi volere bene, perché poi vai a presentarmi una bozza a matita come quella che c'era precedentemente e mi hai mandato tutti i passaggi praticamente, ecco, questi sono dove c'era già tutto preciso, pulito, c'era quasi già tutto, e poi mano a mano mi ha mandato per conferma per tutte le varie versioni, i vari passaggi, e io gli voglio bene per questo, però deve volersi bene, quindi ci lanciamolo a tutti questo messaggio, Daniele, voletevi bene a tutti quelli che ci seguono, perché ragazzi, è da qui che parte il nostro lavoro, parlo come situazione, parlo come tante altre cose. Se non c'è l'entusiasmo, se non c'è questo volersi bene, noi possiamo fare poco. Sì, finisce tutto, insomma. E quindi poi mi ha realizzato questa illustrazione, mi voleva realizzare anche delle altre cose, mi voleva mandare anche dall'altra cosa, il che io gli ho detto, guarda, Nello, per i tempi, è bellissima quella finale, è meravigliosa. Tra le altre ho detto ok, cioè, e poi non contento mi ha mandato un drago che purtroppo non ho inserito qui, un frontespizio con un drago che lo troverete nella non ho voluto spoilerare tutto, ok. Poi c'è Giovanni è un altro ragazzo straordinario, cioè che mi ha mandato un po' di bozze di questo suo disegno, di questa illustrazione che voleva fare. Spaventato, anche qui c'è una, se me lo fermi, qua io mi ha mandato varie versioni dell'illustrazione, mi ha mandato varie idee di quello che voleva realizzare dal racconto. Lui ha avuto uno dei racconti un attimo più sull'attualità, insomma, che erano impostati più proprio sulla pandemia, e mi ha realizzato questa idea che a me è piaciuta tantissimo, insomma, mi ha mandato tutte le versioni, e io ho vissuto un attimo le sue titubanze, le sue paure, e
gliene sono grato, perché mi ha dato modo di non intervenire tanto sul disegno, ma di intervenire su quello che erano i suoi dubbi, cioè c'è dietro al disegno, il suo approccio al lavoro. E Giovanni si è già messo a disposizione per tutto quello che possono essere le prossime iniziative. È rimasto contentissimo di aver potuto partecipare a questa cosa. Incentrarsi sull'autore in sé per sé, sull'essere autore sull'essere, e sul disegno in sé per sé. Quindi l'insegnante, almeno nella mia accezione, è anche un supporto nei momenti di dubbio, altrimenti se finisse tutto nel momento in cui vieni a fare le 2 ore di lezione settimanale, voto, le 4 ore settimanali, e poi ti abbandona a te stessa, non è possibile. Io nel momento... Ho usato il termine formatore. Sì, sì. È più corretto, per dire, cioè nel senso vai a... formare in todo in 360 gradi si la spera questo Giovanni, è di sempre quindi allora essere la differenza tra insegnante e formatore è potresti rimanere deluso. Io mi sono fatto spesso il problema se ok, dedichi tanto tempo ai ragazzi, dedichi tante energie a quello che ti piace, ma soprattutto ai ragazzi a ascoltarli, a sentire i loro dubbi, le loro paure, che sono tutte cose legittime. Potresti rimanere deluso, potrebbe rimanere, però devo dire la verità, il caso di Giovanni viene ripagato, perché le cose che poi belle che ti dicono in chat, le cose belle sono umanamente gratificanti, quindi Giovanni io lo ringrazio molto anche per la sincerità, insomma, a parte per il lavoro, per l'illustrazione, per quello che è andato a realizzare, per la sincerità e anche per avermi fatto partecipe di quelli che sono i suoi dubbi, le sue paure all'approccio professionale, del disegno, che sono tutte cose che magari esulano dalla scuola di disegno, ma che io sono contento che i ragazzi abbiano, per esempio, questo è il mio numero personale per potermi chiamare, per potermi mandare un messaggio, per potermi dire c'ho paura di questo, oppure che so. Numero che adesso vediamo in diretta. C'ho un problema. No, in diretta no. no, c'ho paura, cioè dico, questo tipo di cose sono una ricompensa molto maggiore di tutto il resto, insomma. Poi se mi vogliono fare un bonifico sono contento. Ben venga, lo accettiamo. Ben venga. No, però... La colorazione è sempre sua, di Giovanni? Sì, da Giovanni abbiamo aggiustato delle cosine, però La colorazione veramente è molto molto bella. Siamo intervenuti io e un altro collaboratore su tutto, però su alcune cose, però il 99% del lavoro era già pronto quando ci è stato mandato a noi, quindi siamo fatto un bellissimo lavoro anche Giovanni. Fantastico. Michele, scusami, ti ho interrotto. No, dicevo, a maggior ragione, vedi, nelle parole di Daniele ritrovo sempre quello che poi è un ragionamento che forse Roberto, così come i tanti altri amici di Avalon che in questo momento sono in ascolto, sanno bene che non è facile, soprattutto nel mondo dell'associazionismo, nel nostro mondo, a volte quella disponibilità non viene capita. Però ecco, io sono sempre dell'idea che, a maggior ragione, dopo le parole di Daniele, sarà sempre qualcosa che si ripaga del tempo, e non parlo solo di noi, ma parlo delle tante persone che come noi a vari livelli operano con altre persone. L'interazione non è facile, così come non è facile riuscire sempre a seguire tutte le persone che sono intorno a noi, ma quando riusciamo, quando a discapito di tante cose riusciamo ad esserci, c'è quel fantastico ritorno di persone che poi iniziano a uscire da quei famosi gusci, penso che al 99% quello che abbiamo fatto si sta ripagando in quel momento. Sì, come la penso anch'io, insomma, tranquillamente. Sono poi le cose che rendono ti fanno fare anche delle cose che al momento ti possono sembrare antieconomiche o impopolari, non lo so. Però sono poi cose che chi vive il sociale in una certa maniera, chi vive con i ragazzi, con anche i miei coetanei alla fine, cioè ho tanti ragazzi che vengono a lezione che sono quasi quarantenni come me, quindi però ti ripagano nel modo e in un certa maniera a livello umano, quindi sono completamente d'accordo, Michele, con le tue parole.
E noi speriamo che appunto nel nostro piccolo, con questa antologia, di aver omaggiato un po' tutti quanti, differendo tutto, dando una visione. Piccola curiosità, all'interno dell'antologia ci sarà anche un QR code che ci avete passato all'interno del file, quindi scannerizzandolo potete tranquillamente trovare tutte le informazioni della... Tranquillamente siamo... Come ho detto all'inizio, noi siamo sempre in movimento su tante altre, su tante realtà, insomma, su tante possibilità. Due anni fa abbiamo avuto una possibilità bellissima di realizzare un libro, ma ricordo, sui ricordi, che era un libro completamente testuale, di cui abbiamo potuto curare l'impaginazione. Anni prima abbiamo creato un fumetto sulla principessa Sigel Gaeta per la fiera del crocifisso ritrovato a Salerno. Prima che scoppiasse la pandemia, con molti dei ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, stavamo realizzando un progetto comune sulle leggende salernitane e in generale le leggende del sud. Quindi siamo sempre aperti a tanti progetti diversi e cerchiamo di apportare quello che possiamo, insomma, alla realtà. Non essere esclusivamente un guscio dove ci andiamo a richiudere, un circoletto. Quella per me è guardare in modo negativo passivo. Passivo tutto quello che c'è fuori, no? Cerchiamo di essere presenti alla realtà, perché andare a chiuderci, ci troveremo bene insieme. Andarci a chiudere in un quattro mura nella sede sociale, per esempio, e a dire: oh, guarda, l'altra associazione fanno schifo, il comune qua non va bene, quell'altra cosa fa. Sarebbe la morte, sarebbe fare quello che fanno purtroppo moltissime realtà e che noi non abbiamo voluto mai abbracciare in questa maniera, anzi. E questo è un discorso... grazie a quelle tante collaborazioni che ci sono, facevo prima l'esempio, uno su tutti, ma perché il più vicino territorialmente a noi, oltre che per la disponibilità, quello dell'assessore qui alla cultura, assessore alla creatività, certo, dell'Etrigiano, facevo un esempio su tutti, che per me è un esempio. È chiaro che possiamo operare quando il territorio recepisce quello che stiamo facendo, quando si crea quella rete, quando si crea quella possibilità di andare un po' oltre. Infatti volevo ringraziare di nuovo tutti i partecipanti del concorso letterario, tutte le associazioni che ci hanno dato supporto, perché lo stesso discorso che hai fatto tu lo hanno fatto tranquillamente tutti, ti posso assicurare, coloro che sono presenti, saranno presenti anche nell'antologia. Michele ha citato Salerno Gisgard, l'associazione Vela, il Curoriu, cioè praticamente sono tutte associazioni che dicono esattamente le stesse parole che avete detto voi, quindi c'è una cosa... La Fondazione Vicenza di cui parlavamo prima, sono tante realtà che interpretano come noi, interpretano come noi il territorio e come noi cercano in qualche modo di fare squadra per portare quel qualcosa. Sono tante piccole cose diverse, però sono convinto che se uniamo tutti questi piccoli semi esce una bella coltivazione da questo punto di vista, esce un bel giardino. Ci si prova. Non vorrei essere, diciamo, l'uccello del malagurio, però quello è il portatore di brutte notizie, che stiamo andando un po' lunghi, quindi se riusciamo a pensare un po'. Vorrei solo far vedere però veramente tutti i temi, perché tanto sono... non sono altri, molti altri, se andiamo velocemente. Chiedo solo scusa per questo, perché io mi sto divertendo moltissimo, però veramente non vorrei fare una diretta troppo lunga. Ci sarà occasione prossimamente, ne facciamo un'altra. Faremo le dirette a puntate, potremmo fare, anche perché questo potrebbe essere un'anteprima che non possiamo dire, ma va bene. No, ne ho parlato con Michele, meglio chissà. Di no. Chissà. Non sveliamo. Non diciamo nulla, ma chissà. Si faranno delle cose. Esatto. Okay. Stiamo parlando di delle dirette fatte con Michele vestito da dinosauro. Sì, ragazzi, vi prego, datemi. Sì, però, fatte su OnlyFans praticamente, però, cioè fatte a livello... Raga, mi raccomando, non sfondiamo porte aperte. No, ma a pagamento, no, perché questo è un contenuto che dovrebbe essere a pagamento. Assolutamente, vabbè. Tutti il dinosauro che giochiamo a carte, giochiamo a Exploding Kitten o a, che ne so, a Arkham Asylum. Sarebbe un bel vedere. Io pagherei per vedere queste cose. Comunque va bene. Per questo dicevo. L'ho detto apposta. Tralasciando il... L'orrore. L'orrore. Ok, andiamo avanti con dopo Giovanni. Abbiamo delle cose orribili, adesso vediamo queste belle.
adesso cose belle, vediamo cose belle. Anna mi ha stupito, ha fatto anche lei un po' di lavori. Qui puoi far andare perché Anna ha fatto più di una situazione. Ha fatto questa illustrazione meravigliosa in scala di grigio, però poi me l'ha mandata anche a colori. Io sono rimasto veramente contentissimo. Ha un che di miyazakiano, ha fatto esatto, qualcosa ho che pensato la stessa cosa, ho pensato quale... Ha fatto qualcosa di bellissimo, lei si sta specializzando in grafica digitale, oltre a essere una brava tatuatrice, quindi anche lei ha un profilo particolare, insomma, artistico che sta sviluppando, e quindi mi ha mandato questa cosa che ho adorato realmente, perché poi mi ha mandato questa che ha un tipo di... di immaginario, perché era basato su uno dei racconti, Aiden. sul racconto Aiden. Che gli ho mandato, e poi mi ha inviato delle altre illustrazioni, diciamo a tema libero, in cui io gli ho comunicato il filo conduttore di quello che era il concorso, cioè il virus, eccetera, e lei mi ha fatto questa bozza, che poi qui si vedono i passaggi, perché con lei abbiamo lavorato un pochino, perché ci tenevo particolarmente, perché mi piaceva l'impostazione che aveva dato. Lei era una di quelle dello stile che dicevo, lo stile molto definito, molto particolare. Sì, molto, era... molto particolare, bravissima anche lei, cioè sta lavorando tanto, sta lavorando veramente tanto, ed è un'altra ragazza che si impegna al mille per mille in quello che sta facendo. Si vede finale. Qui per esempio lei mi ha girato questo, che era un'illustrazione già finita per me, però per poterla usare nell'antologia gli ho indicato poi una serie di modifiche, perché era troppo bella per relegarla in un corner di pagina, insomma in una parte di pagina, perché giustamente ci sarebbe stato il bisogno di mettere il testo sia sopra che sotto. Allora l'ho spinto perché lei la sviluppasse in un'illustrazione a tutta pagina, in cui queste tracce in rosso, insomma, alcune sono delle mie indicazioni per giustamente tutto questo processo l'abbiamo fatto a distanza, mi mandava il file, io gli mandavo, chiamiamole le correzioni, le indicazioni, e lei mi ha girato questa cosa, cioè io sono rimasto contentissimo, cioè di questa illustrazione, del lavoro che ha fatto, insomma, perché poi mi ha mandato anche dell'altro materiale. Una ragazza, ecco, un'altra ragazza che era super entusiasta dell'operazione, quindi dopo mesi e mesi e mesi solo di didattica a distanza, oppure di gruppi WhatsApp o di qualche uno sfogo, perché giustamente c'era un'esplosione. Ecco, questa è l'esplosione. Davide, abbiamo due Davide qui. Davide mi ha fatto questa illustrazione meravigliosa di una tempesta, insomma, di una tempesta. Mi ha mandato questa versione come bozza, che era già finita praticamente, con le dovute eccezioni, e poi mi ha inviato questa versione finita, colorata, che rappresentava molto bene quello che era il senso proprio di smarrimento che c'era nel racconto. Io immediatamente, quando lui mi ha mandato la prima versione, ho visto subito il suo disegno, cioè ho visto subito il racconto, voglio dire. Quindi è un ragazzo straordinario anche lui, insomma, che sono stato contentissimo che abbia potuto partecipare, veramente, perché so che anche lui c'ha dei momenti un attimo così, quindi sono stato contento che abbia trovato il tempo, la pazienza e la possibilità per farmi questa illustrazione. Lo ringraziamo sempre. L'unica cosa volevo dire, purtroppo non sono riuscito a impaginarlo a doppia pagina, bacino, per via dei i margini di taglio della stampatrice dove lo stampiamo. Va bene, era il rischio che tagliasse dei punti, e quindi ho detto non voglio rischiare, e preferisco per il fatto di inserirazione, aprendola si rischiava di fare un taglio, e assolutamente non ci sono problemi. No, dico giusto, l'ho inserita all'interno, non cioè praticamente l'ho solo girata in modo tale che copriva più pagina possibile, considerando che è una 5,
più o meno in formato un po' più grande della 5, almeno si, sì. Vede, si vedeva di più solo questo. Purtroppo con Davide e con un altro paio di ragazzi non, sì, c'è stato, proprio per il loro ottimo momento, insomma, non c'è stata possibilità di interfacciarci in una maniera più costruttiva come con altri, insomma, quello che dicevo con Anna precedentemente. Non è stato possibile con tutti, perché chi per tempo, chi per il lavoro, chi per altre situazioni, giustamente non c'è stata la possibilità. Con un paio di loro abbiamo fatto anche la notte, insomma, perché io lavorando spesso e volentieri di notte mi compariva la notifica che anche loro stavano lì. C'era un piccolo delay, ma no, mi sa che proviamo a fare così. Aspetta, ok, vediamo un attimo. No, non vedo più Daniele. Eccoci. Infatti è saltellata un po'. Ok, io non ti vedo, però ti sento. Ora non ti vedo e non ti sento. Sento solo! Forse qualche problema di connessione, mi senti? Sì, a te sento, può essere che ha un problema, forse lui, forse siamo da troppo tempo, ma aspettiamo un attimo, vedo che sta cercando di caricare e quant'altro. Io ne approfitto appunto sempre per ringraziare tutti quanti. Vorrei far vedere almeno gli ultimi disegni, tutti quanti, se Daniele riesce a riconnettersi. Nel caso ci può scrivere in privato. Vedo proprio che sì, ha un... Non riesco. Eccoci qua. Forse sì? Chiudiamo. Per il maltempo. Sì, per il maltempo, esattamente. Quello che stavo dicendo, non con tutti i ragazzi purtroppo abbiamo potuto interfacciarci in questa maniera, lavorare in questa maniera, però questa è un'altra dimostrazione di come si può lavorare, di come si può far, di come si può usare questo momento per fare qualcosa di buono, anche con, fortunatamente, con la tecnologia e con tutto il resto. Quindi da questo momento di difficoltà con tanti ragazzi abbiamo tratto veramente qualcosa di buono in questo momento particolare. Non ti nego che effettivamente potremmo in futuro anche effettuare un'altra stampa, però fatto proprio solo per le immagini eventualmente, quindi un formato diverso per, magari si può pensare organizzare su questo, perché, tranquillamente andremo un po' più di tempo libero. Certo, adesso ci dovrebbe essere l'altro Davide, mi sembra, se ricordo bene il soprannome, Manitoba. Davide Farina Manitoba. Questo nome. Sì, è Davide con un altro. Davide mia, che è un pazzoide, io anche gli voglio tanto bene, pure a Davide, è un pazzoide totale, mi ha mandato prima questa cosa. Io, come ho letto il racconto dell'isola praticamente, ho pensato immediatamente a lui, mi ha mandato prima quella versione e poi ha cambiato completamente prospettiva e ha fatto questa illustrazione bellissima, veramente bellissima, in scala di grigio, che l'ho adorata, sì. L'ho adorata e l'ho rappresentata. Il virus della verità, che rappresenta tantissimo sia lui come artista, come disegnatore, sia il racconto. Quindi è riuscito a centrare in un'illustrazione veramente bene tutte e due le cose, che non è una cosa immediata, non è una cosa facile. Io ti anticipo che ho utilizzato tutte e due le immagini. Perfetto, io ti ho inviato il work in progress, lui mi odierà, lui essendo una persona super precisa, un ragazzo super preciso, mi odierà che ho usato, il work in progress, però era così bello anche nella sua versione work in progress e rappresenta così bene il suo lavoro, a volte c'è molto intellettuale, molto non so se sei, forse sei saltato di nuovo.
siamo saltati? Siamo. No, ci siamo. Io vi sento tutto quanto, quindi eccoci qua. Prova a fare una cosa, visto che forse ci stiamo veramente dilungando troppo con la tempesta, quindi sì, proprio sì. Anche la connessione. Prova a togliere la telecamera, a stoppare la telecamera, eventualmente. Okay. Ok, io adesso ho messo l'immagine a tutto schermo, sì, è sì, capace sì. Che la connessione è più fluida okay. E riusciamo vediamo, a parlare. Vediamo. Volevo allora, solo dire una piccola sì, no, volevo sì. Dire una cosa su questo. Ho messo il work in progress, ma vedendo che era un work in progress, non l'ho inserito all'interno della lista dei disegni, quindi a fondo pagina, l'ho messo come anteprima dell'introduzione al progetto, al tuo progetto. Perfetto. Quindi era proprio un work in progress di che cosa stavamo facendo. L'ho interpretato in questa maniera. Mi sono sì, no, era esattamente l'intenzione, perché come stavo dicendo, Davide mi odierà perché è una persona molto precisa, però quel work in progress lo rappresenta benissimo e rappresenta benissimo il suo lavoro e anche la qualità a cui aspira. Quindi mi sentivo di farlo vedere, di mostrarlo anche nel cartaceo. Ottimo. Io ho messo play adesso. Sì, mi sembra che era l'ultima, forse. Il video sta quasi finendo, non so se c'è qualcosa. Sì, questi erano quelli selezionati per l'anteprima. Sì, all'interno questo video è solamente un'anteprima, adesso giusto per torniamo, ecco che adesso troverete l'avatar, avvio solo la telecamera, sennò poi si vede. Ok, questo video qua è un'anteprima di ciò che c'è all'interno, come abbiamo detto sono 24-25 disegni, alcuni sono veramente molto particolari, slegati dai racconti, ma sono veramente belli, parlo tipo c'è un'umanizzazione del virus, cioè, perché alla fine è quello, presumo, da quello che mi sembrava, che è veramente molto molto, molto, molto interessante, molto particolare. Sì, sì. Non so se l'ho interpretata bene. No, è esattamente quello, è un'umanizzazione, quindi c'è veramente, ma alcuni ragazzi mi hanno stupito tantissimo, quindi con le idee, con fortunatamente hanno mantenuto alto quello, il livello di idee e di genialità, poi giovanile, insomma, di qualità, di quello che conoscevo bene, insomma, lavorandoci insieme in classe. Quindi, sì, che poi a volte in questi casi uno scopre anche qualcosa di particolare, non se l'aspettava da una persona, e quindi... E questo è bello sì, sì, alcune volte sì, alcune volte sì, altre volte ho avuto solo delle conferme, sono state tutte conferme positive, fortunatamente sono state tutte conferme positive, mi hanno confermato alcuni ragazzi la pazzia, la genialità, la voglia, insomma, di lavorare, quindi tutte cose positive, fortunatamente. Mi piace che usi in modo positivo il termine pazzia, che è un qualcosa che adoro, quindi allora la pazzia, per come la interpreto, ci sono due gradi di follia. Io per quella che gli altri definiscono follia, la definisco in molte occasioni frustrazione. Solo frustrazione, perché molte persone non sono pazze, sono solo frustrate. Invece la pazzia, per come la interpreto, ha un livello di genialità, sfocia effettivamente nella genialità, quindi non mi sento di usarlo come termine spregiativo, insomma. Io voglio approfittare giusto degli ultimi minuti, a questo punto arriviamo fino alle 21:30, questi ultimi due minuti, per innanzitutto ringraziare te. Grazie per grazie. Questa diretta, che veramente grazie, mi è piaciuta un sacco, a voi. Personalmente è piaciuta tantissimo a me. Quindi anche a me. Anche è proprio il classico, ho usato il classico termine dialettale, mi è piaciuto a me, però va bene, lasciamo stare. Va bene. Non ci sottilettizziamo. Esatto, e oltre a questo veramente grazie tantissimo per tutto, e spero di ricevere la copia, l'anteprima di stampa, quanto prima, perché prima la devo approvare per vedere se andava bene, quindi poi può andare effettivamente in stampa. Dovrebbero venirci ancora 5 giorni più o meno, perché sono molto molto curioso. Anche io, anche i ragazzi, quindi siamo io ne approfitto per ringraziare tutti i disegnatori, tutti i ragazzi
provo, non so, ho la lista qui avanti, vedo, spero di non dimenticare nessuno. Agnello Guarino, Anna Di Martino, Davide Cerami, Davide Cerami, sì. Manitoba Farina, Elena, Manitoba, sì. Elena Soldivieri, Emanuela Gorga, Giovanni Battista Adilardi, sì. Ines Agresti, Maria Pia Petrone, dovrebbe essere tutti. Sì, 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 sono, tutti. Mi sembra siano tutti. Mi sembra siano questa tutti. È la lista che ho inserito già all'interno dell'antologia. Ogni nome ha, è una tabella con, in cui c'è un nome con vicino un numero, quindi ogni illustrazione è numerata. E vicino c'è anche il racconto a cui è associato. Nel caso in cui invece un disegno è un'illustrazione nata al di fuori, appunto slegata dai racconti, è indicato all'interno. E questo ti ringrazio soprattutto per la... In realtà è una lista che mi hai dato tu, io l'ho solo giusto impaginata, ma quindi... Allora, questo è un altro vantaggio di aver lavorato sul campo, quindi nelle aziende grafiche, eccetera, e di aver fatto in prima persona i progetti, diciamo, sia fumetti che illustrazione, quindi non volevo... Comodissimo. Non voler impazzire io e non voler far impazzire nemmeno gli altri, insomma. Quindi, sì, io l'ho solo impaginata appunto nel formato richiesto dallo stampatore e basta. Sono contento che ti sia stato così utile, insomma. Ovviamente Daniele ovviamente al titolo di Avalon, oltre che dello splendido lavoro e della collaborazione, approfittiamo per ringraziarti ancora una volta della bellissima copertina di quest'anno, che a questo punto aspettiamo già il rinnovo del prossimo, cioè ti aspettiamo lì. Più che la copertina facciamo la locandina del concorso a questo esatto, punto. Esatto. Ma volentieri. Perché la... cioè la facciamo... La locandina per le edizioni passate era una cosa veloce fatta nella prima edizione, che oramai è quattro anni fa, serviva una locandina veloce, quindi l'ho improvvisata veramente in poco tempo, e allora poi ho voluto mantenerla per anche le altre. Però siccome adesso già in antologia è cambiato lo stile, ben venga un... facciamo un restyling. Fatta come si deve, perché io non sono un grafico. Beh, siamo, però no? Se serve mi ci butto, quindi facciamo tranquillamente con il massimo piacere, anzi è una cosa che stavo per proporre io, quindi però mi sembrava prematuro perché con tante cose che bollono in pentola, conosco Michele, ci saranno tantissime manifestazioni, tantissimi eventi ora che si potrà ripartire, e quindi sono sicurissimo. Purtroppo io non potrò esserci in presenza, ma sarò, se riesco, scendo tranquillamente, però se volete dirette, roba varia, io sono sempre a disposizione, lato tecnico potete sempre contare su di me, e ne approfitto quindi per ringraziare tutti, salutare coloro che vedranno il video. Era un orario un po' particolare, quindi probabilmente lo vedranno in differita, quindi il video sarà salvato sui nostri canali, e a proposito di canali, l'ho già detto, Davide ha anche un Daniele, scusa, ha anche un canale YouTube. E lì sopra troverete anche un altro video che io direi di mettere ora visibile e chiudere la diretta con questo video. Prima del video, dici Daniele, dopo di te. Niente, volevo solo, a parte ringraziare voi, a parte ringraziare Michele, l'associazione Avalon, i ragazzi che abbiamo già nominato, insomma, quindi veramente è stato un piacere lavorare con voi e avere l'opportunità di far lavorare i ragazzi su un progetto come questo, quindi volevo ringraziarvi ancora una volta, ringraziarvi per la diretta, veramente piacevole stasera. Sono già a disposizione se ne volete fare qualcun'altra, e volevo ringraziare anche Mario De Rosa, il presidente dell'associazione Scuola Grafica Salernitana, per l'appoggio che ci ha dato anche in questa occasione, quindi veramente spero che sono sicuro che è il primo passo di una collaborazione lunga e duratura e proficua, insomma, quindi grazie veramente di tutto. Grazie a te Michele, volevi chiudere o dire qualcosa? Ma in realtà Daniele ha già preso molto lo spirito, così come te poco fa, del ringraziamento che noi facciamo a tutti i partner e a tutte le persone che ci seguono, quindi davvero ancora una volta grazie, continuate a seguirci perché a breve ci saranno tante altre novità, ma come dicevamo prima non le anticipiamo, anche perché così
finalmente le tante tirate di orecchie di Roberto, che dobbiamo imparare tante cose sui social, diventa un modo per seguirci, quindi seguiteci. Sì, vabbè, cerchiamo di crescere, come diceva Daniele, è cambiato il media, sono cambiati il modo di trasmettere le informazioni o altro, dobbiamo cambiare un po' tutti quanti, cerchiamo di... cioè, oramai si vive sui social, non si vive solo di social, però è importante, quindi cerchiamo di rendere un po' più vivo il tutto. E quindi ben vengano le collaborazioni, mi fa piacere Daniele che la pensa come noi, quindi sarà divertente, penso che i mesi a venire saranno molto divertenti. Ci divertiremo sicuramente. Detto questo, io vi lascio con il video di Daniele, che chissà cosa potrà fare in questo video. Secondo te, Michele, cosa potrà fare in questo video? Ma io non lo so, direi guardiamolo e scopriamolo. Non c'entrano i dinosauri stavolta. No, purtroppo no. Grazie a tutti. No, un dinosauro l'ho mancato. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi, grazie ciao, a tutti. Ciao, grazie. We'll be right back.